Francesco in mano è la nuova Sony A3000, una fotocamera che ha generato un po' di confusione quando è stata presentata proprio in questi giorni. Infatti l'aspetto è quello di una reflex, ma in realtà non è una reflex. L'innesto degli obiettivi è l'innesto E, che è quello usato sulle fotocamere mirrorless della casa, la serie Next per intenderci. E questa macchina, anch'essa non ha lo specchio reflex, quindi di fatto è una mirrorless a tutti gli effetti. Presa in mano è una fotocamera molto leggera e compatta, pesa poco più di 400 grammi e ha una bella impugnatura per una presa molto solida. Adesso la guardiamo nel dettaglio. La Sony A3000 ha un sensore Exmor APS HD da 20 mega, affiancato dal processore Bionz. La stabilizzazione è la classica steady shot di Sony, integrata, che è valida anche in modalità video. Sul retro abbiamo il mirino, che è un mirino True Finder da 200.000 punti a copertura totale, quindi non un'altissima risoluzione, e sotto abbiamo l'LCD, anche in questo caso abbiamo una risoluzione attorno ai 230.000 punti, è un LCD da 3 pollici. Attorno, come vediamo, i comandi sono estremamente semplici. Abbiamo il classico joystick con le varie funzioni, autoscatto e modalità di scatto, display, sensibilità, sovra e sottoesposizione intenzionale e modalità di fuoco ed esposizione. Qui c'è il tasto per il video diretto. Nella parte in alto vediamo la slitta porta accessori, è una slitta sulla quale possiamo montare non solo i flash esterni ma anche magari dei microfoni esterni, il tasto per escludere lo monitor e accendere il mirino o il contrario, una grande ghiera dei programmi, il tasto per rivedere il file, il tasto di accensione e il pulsante di scatto. Su questo lato abbiamo un unico sportellino su cui possiamo montare una scheda e poi c'è la presa HDMI. Una macchina quindi sicuramente entry level, molto compatta, molto leggera, per gli amanti del ferro sicuramente troppa plastica. La vediamo un po' in tutte le sue parti. E ricordiamo che nonostante assomigli a tutte le altre reflex della casa di Sony, in realtà questa è una mirrorless a tutti gli effetti. Abbiamo sia l'innesto E, che è quello per gli obiettivi delle Next, sia l'assenza dello specchio reflex. Questo significa anche però che chi ha già delle reflex Sony non può utilizzare il corredo delle ottiche su questa macchina, a meno che non si procuri l'adattatore.